Il mio lavoro si inizia col disegno, tutto a matita, a mano libera, facendo qualche fiorellino come capita, senza tanti, una fogliolina. Poche parole, questo disegno è già finito. E si inizia la lavorazione. Ecco, iniziando con gli scalpelli. Fa prima tutto il cambo, poi si prende altri scalpelli che aprono un po' più bene. E si continua. Qui ci vuole tanta pazienza, non bisogna mai avere fretta. Iniziamo con i fiorellini. Allora, facendo questa incisione, questo è il lavoro più o meno come viene fatto, si ritorna facendo questo lavoro, questo è un lavoro già finito, nello stesso metodo che è stato fatto questo fiore qui. E tutto questo qui è tutto stato tagliato torno torno e poi scavato con degli scalpelli. E il lavoro viene fatto così. Questo è pronto per inverniciare, qualche ritocco un po' qua un po' là, però è pronto per la verniciatura. Verniciatura è tutta a cera, è tutto fatto da me a mano. Qui. Mi lavoro in questo, è un passatempo, quando sei in pensione si fa questo e altro. Finito il lavoro pulito per come si deve, si torna alla verniciatura, si macchia un colore che uno vuole, ha tutto acqua, si dà sopra una gomma lacca e poi viene fatto tutto a cera. Il lavoro è finito, questo è il mio lavoro. Qui siamo nei laboratori dell'Ause, dove ci ritroviamo due volte alla settimana. Siamo tutte persone che ognuno fa quello che può fare. Lo scopo più che altro è di ritrovarsi insieme. Di ritrovarsi insieme perché in una società dove si tende un pochino a isolarsi, insomma, questo fatto di ritrovarci noi insieme due volte alla settimana, parlare delle nostre cose e lavorare, insomma, è una cosa abbastanza buona e positiva. Le persone che vengono qui sono tutte persone piene di buona volontà, c'è qualcuna che dice magari vengo ma non so fare niente, poi quando viene qui invece insomma impara, chi sa ricamare, chi sa macchinare, chi sa tagliare.
e tutte ci diamo una mano, l'una con l'altra ci aiutiamo. Queste persone a volte ci danno questo materiale e abbiamo mandato delle coperte anche ai terremotati. Coperte, cappellini, gilet, perché qui insomma accettiamo tutto e quando c'è bisogno abbiamo mandato dei capi di vestiario in burkina e quando c'è la richiesta facciamo anche vestiti proprio per i bambini. Poi facciamo dei mercatini, facciamo delle feste, anche per il periodo di Natale, per esempio qui ci ritroviamo tutti insieme per fare gli auguri, cantiamo, stiamo assieme, ci facciamo, scambiamo regalini, è un momento anche quello per stare, per stare assieme, insomma, ecco, sono giornate, facciamo la festa dell'Ause, anche lì insomma facciamo un pranzo, una cena, dipende. Il ricavato? Facciamo, il ricavato di queste cose va per opere buone. Ci sarebbe anche da fare il servizio con l'auto per portare le persone che hanno bisogno, però quello che ci mancano i volontari. Allora, le nostre attività principalmente sono di ricamo. C'è un paio di persone che sanno ricamare molto bene e a loro viene affidato il compito di ricamare. Io sono quella che disegno, ecco, che programmo i lavori, disegno tovaglie, asciugamani, quello centri, quello che c'è da disegnare. Poi ci sono una persona che è bravissima all'uncinetto, fa letrine all'uncinetto e un'altra persona molto brava che ha la macchina da cucire, che le attacca con la macchina da cucire. Lei è, insomma, in genere sta sempre nella macchina per attaccare queste trine, che è molto brava. E poi c'è una specializzata per fare i capelli, ecco, per fare le capelli alle bambole e per riempirle, insomma, un pochino tutte, per macchinarle, per riempirle con la bambagia, insomma, quello un pochino tutti. E un'altra persona specializzata per fare vestitini. Poi c'è un'altra persona che magari più anziana, che non ha tante, allora lei magari aiuta a levare i fili, a rifinire le cose che c'è da rifinire, ecco, queste cose qua. E poi anche le coperte vengono fatte, magari persone ci portano già i quadri delle coperte e qui c'è una persona che le cuce. Ecco, le cuce, le mette insieme e poi vengono fatte queste coperte per mandarle via. Questa è una sartoria, perciò quello lavoro che è di sartoria, insomma, è tutto ben venga, insomma, è tutto accettato. Sto facendo delle trine fatte all'uncinetto che poi le signore applicheranno nelle tovaglie. Sto facendo un ricamo a una tovaglina da tè. Questa è una preparazione per il dentro delle bambole. Ora sto applicando le maniche, poi applico le gambe, poi si riempiono, poi si fa il vestito e si finiscono. Sto facendo una testina per una bambola, i capelli intendi, per dire. Ecco, ora si mette insieme per fare la vitina del vestitino e poi va messo appunto qui, questa qui, e questa è una macchina, questa è una macchina che non ci si può cucire proprio come si può. Va bene. E sta tutto per bene, poi viene fuori. Poi queste sono le calzine che poi li si mettono, finite la bambolina, li si mette anche le calzine praticamente quando è fatto. Era la primavera del 96. E io purtroppo ero rimasta vedova, venni qua per venire da Becucci per entregare le pratiche inerenti la pensione. E, insomma, ero tanto triste e Becucci mi disse: guarda, iniziamo una sartoria, così così devi venire. E da allora sono venuta sempre, sono rimasta sempre, sono la più anziana di tutti quanti.
Quindi questa attività è nata con lei? Diciamo di sì, perché non ce n'è nessun altro. No. No, no. Ce n'è venute diverse, ma dopo, poi magari non so. Dopo di te non hanno continuato. Io invece sono stata costante, diciamo. Che la salute te l'ha permesso. Eh? La salute te l'ha permesso. Anche quello, certo, ma me l'ha permesso la salute, sì. Ma volevo, ma diceva ce n'erano altre voglie, quante ce n'erano. A quell'epoca cominciamo, eravamo una diecina. Con un mucchietto di lana si faceva qualche golfino e poi ci dettero queste stoffe. Si incominciò con i vestitini, vestivamo i bambini del terzo mondo. Si faceva anche si spediva 1500 capi all'anno a quell'epoca. Beh, capito, non stavamo così, no? Tant'è vero che insomma è stato. Questa sartoria è stato un attestato di riconoscimento, anche perché ce ne sono state tante, però noi siamo stati costanti e abbiamo lavorato parecchio. Io inizio con il tritare e levare le verdure per fare il soffritto. Aglio, uno spicchio d'aglio che passo con questa macchinettina in acciaio inossidabile, che è buona. Ci mischio una carota piuttosto grande, insomma, oddio. Sono abituato alle cose tradizionali, non è che focco. Macino tutto piano piano, ci vuole il suo tempo, perché ci vuole il suo tempo. L'agitazione è quella che è. E faccio insomma questo trito di carota, aglio, sedano, una costola di sedano, prezzemolo e cipolla. Richiede un pochino di tempo, cioè quelli che fanno con il coso fanno parecchio prima, però io sono abituato alle cose tradizionali. La mia moglie mi ha insegnato così. E questo, diciamo, quello che ho preparato io è per la dose circa di un chilo di carne. A questo punto passiamo il prezzemolo, ultimo ingrediente da aggiungere. Ora che abbiamo passato tutte le verdure, aggiungiamo l'olio, un buon bicchiere d'olio abbondante, olio extravergine di oliva. Nel frattempo passo i pelati sempre con questa macchinettina, non passata ma pelati proprio, capito? Perché hanno un altro sapore, insomma. Il segreto del cinghiale nella cottura e nella bontà è fare bocconcini, non i pezzetti. Praticamente ogni bocconcino deve essere un boccone. Si cuoce meglio, si insaporisce meglio e perde più il salvatico. Più piccino è meglio, capito? Sì. Ecco, questo legnato che non so che ci serve, questi. Pensa che con il legnato ho imparato anche a pennare i cosi, ora. I fagiani, a parte che ha fatto uno. Non sapevo che si spellavano i fagiani. Te le spelli, sì? No, le vedo. Le peli? Sì. Intanto comincio a mettere l'acqua. Quindi la carne calata a bocconcini così si insaporisce meglio, ha meno cottura e nella fase di precottura perde meglio il siero che gli dà cattivo odore, il salvatico del cinghiale. Qui comincia a reagire, a bollire, perché ancora la piastra è la ghiaccia. Ah sì? Ora questo non va abbandonato perché non si deve bruciare niente.
questo è il cosiddetto soffritto, ovvero sia soffriggere le verdure. Qui, l'ho messa a 4, quella. Questa è l'acqua con la polenta. Che non deve bollire. Se da no? Perché c'è, non ti vedo una cosa da gente. Quelli che passano preso. Basta. E carota. È stato lì, ha visto che non la parlata, che aveva detto. Ieri era castellina, ma perché sta a noia, capito? E allora, prima sì andavo, ma io andavo a aiutare, lei era andato, andavo con la prova, aiutava, però ha capito. Io mi dicevo, fa questo e facevo questo. Allora, poi mettiamo tutto assieme. Sì, pepe l'ho preparato così che dopo serve a cambiare. Con pepatina. Guardate, peperone tutti ci vanno, non messi. No, no, meno a peperone non ci metto. Ci mettiamo una foglia d'alloro. Mettiamo quattro bacche di ginepro e un peperoncino messicano di quelli che cantano. Il soffritto è pronto, si passa a mettere la carne. Mettiamo la carne, una quantità, il 20% mettiamo carne di maiale e il restante 80% carne di mando buona, insomma. Ora che abbiamo messo la carne aggiungiamo sale. E una cucchiaiatina di pepe. E poi torniamo a far rosolare il tutto quanto. Ora mettiamo un pochino di sale nell'acqua, non tanto, pochissimo. L'acqua non bolle, ci mettiamo un po' di sale e poi si incomincia un'altra storia. Con la farina. Ora ci si mette giù, però questo non è tanto diverso, tu mi ci voleva la busta differente. Aspetta, La farina. Ora deve bollire mezz'ora. Dunque, il marinato è pronto. Ora mettiamo abbondante olio. Io la strizzo perché poi i liquidi che rimangono non li riadopero più. Ora li mettiamo, li facciamo fare l'acqua. Quella di là. Abbiamo fatto 3-4 procedini per l'Italia. In Italia c'è l'unione, si scola un po' d'acqua. Io
Le occhialine, non ti capisci? Io ecco mi è toccato imparare a fare le cose, rifaletti, dal ciccio, quando c'era lei, che modo che facevi? Da 2 anni e 3 mesi qualche cane si è intimato, via, allora... Te l'hai imparato per forza? Dai, per forza, ma capito? Ma prima di un caso... Mi sa che sta qua, la vedo sempre tanta, poi tanto di mettere ci fanno sempre il tempo. Perché se venisse letta ci fanno le pinte. Tante, 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 però tutta. Tutta, tutta no, perché? Tutta, mi è parito corto la testa panita. No, ora ci dovrebbe essere. Sì. Ora se lei dice, guarda, signore che ha un problema, c'è, ci mi venite a mangiare. Ah, ma lei c'ha problemi, eh? Però vai al contratto prima che compri dei vassoli da attendere. A questo punto il cinghiale ha già fatto dell'acqua, che questo la buttiamo via, che è la parte che dà il selvatico al prodotto. La cottura definitiva, aggiungiamo un pochino d'olio, rasmerino fresco, uno spicchio d'aglio e lo mettiamo a fuoco. Scaldarla sotto? Vediamo che ci scappo fuori, ma capito? Ci vuole una scaldatina appena appena. Leva le mani, Fernando. Mette gambe. Spieghi di perché ora. Sì, perché si deve scaldare sotto, ho detto, per cavalla meglio che non si attacca. E ora con il filo si taglia a fette. Io scommetto che... Che Pallotto è venuto dentro, non è che sei fatta bene, cara. Allora, questa è polenta dolce, fatta con castagne essiccate e macinate, che è un nutrimento che i nostri avi avevano quasi tutti i giorni, perché non c'era altro. Oggi però non è che è più come prima, si fa 2 volte all'anno, se va bene. Per le sacre. A questo punto il cinghiale ci ha restituito il nostro olio e ci mettiamo il vino. La vostra, non so quanti ce ne vuole. Una scatina di vino e aspettiamo che sia evaporato. A questo punto siamo già oltre la metà di cottura. Il cinghiale è bello annodolato. Ci ha arrivato il nostro olio e noi ora ci mettiamo il passato di pomodoro, una bella giratina. A questo punto va un'altoretta in cottura, si deve finire di cuocere per bene. Ora che il sugo è già stato cotto per circa quasi 2 ore, la carne è ben rosolata, proviamo a mettere il vino e farlo sfumare. Mettiamo un buon bicchiere di vino e ora fa questo coso, ora deve sfumare per un pochino. Ora che il vino è sfumato passiamo a mettere la conserva, mettiamo così, basta. Ora giriamo anche questo, facciamo sfumare. Anche questa deve sfumare bene. Una volta che abbiamo fatto sfumare la conserva, passiamo ad aggiungere il pomodoro. Pomodoro passato, pelati passati.
Questo dipende da quanto uno vuole il sugo più o meno denso. A me piace molto che si senta parecchio la carne, allora non ce ne metto tanto di pomodoro. E questo, una volta fatto così, va fatto bollire per un buon tre quarti d'ora, anche un'ora, roba del genere, in modo che si assaporisca bene. Anche il mestolino ci si è lottato. Diceva che lo conoscete. Ho preso una delle frustine che abbiamo preso al bosco, la sto modellando per fare questa fiaccolina. Appena abbiamo fatto la prima procedura, che è col taglio, poi prendo sempre la bacchettina che ho appena fatto la prima lavorazione e la carteggio per rifinirla. Abbiamo fatto questi pezzettini. Fatto questi pezzettini, prendo la colla, ci metto la gocciolina il castello praticamente. Dopo fatto questo procedimento, la fiaccolina viene così, al semi, diciamo semi lavorata. Prendo la carta vetrata e la comincio a rifinire. Comincio a rifinirla. A questo punto la fiaccolina, diciamo, è quasi finita, c'è da fargli proprio l'ultima rifinitura. Ora prendo, c'ho la vaschettina con la tinta, col colore, per farla color noce. Gli faccio l'emersione. Dopo che l'abbiamo emersa nel colore, la procedura è una vernice trasparente opaca, per farla più rifinita. Non solo faccio quelle piccoline a portachiavi, ma le faccio un pochino più grandi, diciamo, per illuminate. Andiamo su questa fiaccolina, questa fiaccola che è semi lavorata, è stato fatto tutto il fuori e la infittiamo. Ecco, questo è il prodotto, diciamo, quasi finito, come viene dopo infittita. Dopo quella procedura, questa è la fiaccola finita. Gli metto questa carta che è per fare un effetto fuoco. Dentro abbiamo inserito una lucina che si accende. E dà l'effetto di una fiaccola che brucia.
essendo un ex artigiano, ho pensato con la fiaccola di inventare qualche cosa di diverso e ho inventato un presepino dentro la fiaccola, un piccolo presepe dentro la fiaccola. Questi lavori sono diventati la mia passione, lo faccio per hobby, essendo la città delle fiaccole, che ogni rione qui a Badia viene fatto le fiaccole grandi, 3-4 metri a secondo quante legna possano avere. E per la vigilia di Natale c'è questa festa delle fiaccole, che è una fiaccola particolare, viene accesa dall'alto e brucia verso il basso. Si accende la fiaccola.